Dario Argento su Asia e Fiore, ho un rapporto speciale con le mie figlie, lunga intervista del maestro dell'horror ai microfoni di Storie Italiane. Nel corso della chiacchierata con Eleonora Daniele, il regista ha parlato delle due figlie. Io sono stato un padre molto affettuoso, sono stato molto vicino alle mie due figlie, abbiamo fatto tante cose insieme, abbiamo viaggiato, sottolineando che non sono simili caratterialmente, ma si amano e si divertono. Domenica siamo andati a cena tutti e tre insieme, ci amiamo tutti e questo è il bello del nostro rapporto. Una breve battuta sul turbolento periodo attraversato dalla figlia Asia Argento, il trambusto è durato un anno e mezzo, ne sono successe di tutti i colori, all'inizio mi astenevo, poi quando ho visto che si eccedeva ho iniziato a parlare anche io. E ora l'attrice è fidanzata con Fabrizio Corona, non lo conosco, se lei lo ama perché dovrei mettermi in mezzo io? Dario Argento e la riscoperta della fede. Dario Argento ha poi parlato della riscoperta della fede, giunta dopo la morte del padre, è difficile a dirsi, è una cosa molto intima. Mio padre è deceduto ed era il mio più grande amico, eravamo anche soci in affari, ed è stato un colpo durissimo per me. Avevo una chiesetta vicino a casa mia, gestita da delle suore sudamericane, e incominciai ad entrare e guardare. Una di queste suore ha iniziato a parlarmi e ad invitarmi, io sono andato ed è stato bellissimo questo avvicinamento. Decisiva la presenza di una suora in particolare, mi chiese perché andavo e subito me ne andavo. Invitandomi a restare con loro, ho iniziato a confessarmi e ad andare in chiesa la domenica, è stato un avvicinamento alla fede molto veloce. Ho fatto anche volontariato, servendo alle mense senza tetto. E il padre è stato importantissimo per il maestro dell'orrore, lui mi ha aiutato a mettere le mie paure in scena, ma vengono dalla mia metà oscura, che mi suggerisce le cose più incredibili e spaventose. Mio padre mi ha aiutato a metterle in scena, ma sono cose che appartengono a me. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.